Adesso parliamo di moda, abiti, fotografie, incontri con i protagonisti, spettacoli che raccontano i grandi stilisti e voce del verbo moda, la rassegna che questa settimana Torino dedica allo stile che è cultura. Simonetta Ro. Fra tutti i grandi sarti sei stato il solo ad avere aperto il libro della tua vita, a cominciarlo al capitolo 1, a scriverlo e a mettervi la parola fine. L'attore Sandro Lombardi fa rivivere sul palco del Carignano le lettere a Yves di Pierre Berger, socio e compagno di Saint Laurent. Un'appassionata storia d'amore, ma anche l'omaggio all'uomo che ha inventato il prêt-à-porter, uno stilista che al pari di Mademoiselle Chanel ha creato una moda che ha accompagnato il cambiamento delle donne nella società. È una declinazione culturale quella che fa voce del verbo moda a Torino. Al circolo dei lettori i manichini indossano le creazioni ispirate ai quadri di Pinot Gallizio patrocinate dalla Miroglio e le calzature degli allievi IED per Paciotti. Nelle sale non parlano scrittori ma artisti dello styling, creatori di moda, uno per tutti Roberto Capucci, storici del costume, imprenditori del settore, mentre gli intellettuali come il filosofo Maurizio Ferraris fanno da guide fra le boutique del centro. L'omaggio e la riflessione sulla moda passano anche attraverso le foto all'Ersel, scatti dagli anni 50 in poi realizzati dai capostipiti italiani della fotografia, Pasquale De Antonis, Ugo Mulas, Alfa Castoldi, immagini che parlano soprattutto di arte e di stile.